Ma oggi stiamo subendo l'ennesimo affronto alla democrazia da parte di questo Presidente del Consiglio e di questo Governo, che ci ha abituato nel corso della storia recente a dire una cosa e il giorno dopo a fare l'esatto contrario. Ma questa volta non si è rivolto ai suoi colleghi di partito, questa volta non si è rivolto soltanto, non ha preso soltanto in giro i palazzi, i politici, questa volta ha preso in giro milioni di persone che hanno manifestato in queste settimane, in questi mesi, che hanno espresso dall'inizio dell'anno scolastico la propria contrarietà a questo progetto chiamato ipocritamente la buona scuola. È da settembre che abbiamo approvato i nostri ordini del giorno nei collegi docenti, tanti, tantissimi, e gli abbiamo fatto sapere che cosa ne pensa la scuola su questa proposta di riforma, e lui continua a prenderci in giro andando in televisione dicendo che vuole dialogare e poi nei fatti peggiorando sempre quel progetto originario che era uscito a settembre. E questa è una cosa intollerabile, è intollerabile tanto più oggi, perché dopo lo sciopero quasi totalitario dei lavoratori della scuola del 5 maggio, perché dopo lo sciopero degli scrutini, anche questo che ha bloccato tantissime scuole, ma soprattutto dopo la sconfitta, la batosta elettorale che questo Partito Democratico condotto dal Presidente del Consiglio ha preso nell'ultima tornata amministrativa, si calpesta ancora una volta la chiara volontà dei cittadini e dei lavoratori, ripresentando in veste ancora peggiore il progetto di buona scuola e imponendo al Senato di votare la fiducia su questo progetto. Allora deve essere chiaro, per alcuni lo era già da tempo, per altri oggi però non hanno più scuse, deve essere chiaro che la posta in gioco è di mandare a casa il governo Renzi, non è più soltanto un disegno di legge che dobbiamo sconfiggere, ma bisogna sconfiggere l'impianto complessivo di questo governo. È un governo che non è democratico, perché non fa le politiche con cui si è rappresentato nei programmi elettorali. Il centro-sinistra aveva detto addirittura di voler abrogare le riforme fatte da Berlusconi sulla scuola, che hanno massacrato la scuola. Ha fatto l'esatto contrario, ha ripresentato anche quelle riforme che Berlusconi non era riuscito a fare, perché è bloccato dalle mobilitazioni degli insegnanti e degli studenti. E allora bisogna mandare a casa questo governo, e per mandarlo a casa bisogna che da subito ci mobilitiamo, che facciamo venire in piazza da domani tutti i nostri colleghi, ma bisogna anche che le organizzazioni sindacali che bene hanno fatto a mettere in piedi questa mobilitazione si rendano conto che c'è bisogno di coinvolgere tutta la società, perché la scuola è un fondamento dell'impianto democratico dello Stato italiano, e se si attacca la scuola oggi si attacca domani tutta la pubblica amministrazione, si attacca domani l'università, si attacca domani la democrazia stessa. E allora insieme anche agli altri lavoratori e lavoratrici, insieme agli studenti, dobbiamo bloccare questo paese con uno sciopero generale che sia esplicitamente contro il governo e che chieda a Renzi di andarsene a casa.